comunità civile del comune di Villafranca Padovana, a nome anche dell'amministrazione comunale e dell'intero consiglio, non posso non partecipare emotivamente a questo distacco, a questo momento, come dire, anche un po' sofferto da parte di tutti, di tutta la comunità di Roma. I 16 anni sono tanti, sono un bel pezzo di vita, e quando si consuma un bel pezzo di vita così a servizio di una comunità non possono non sorgere ovviamente affetti anche profondi che legano le persone, che legano lo stesso parroco alla comunità oltre che la comunità al parroco. Nella velocità dei tempi odierni vorrei dire che più generazioni hanno avuto in qualche modo questa guida che li ha un po' lanciati nel percorso della vita. 16 anni sono anche una bella esperienza vissuta nei rapporti tra istituzioni, tra quelle ecclesiastiche, tra la parrocchia, tra il parroco e il comune, in primis con il sindaco. Tanti sono gli aneddoti che potremo raccontare e che ci hanno visto in qualche maniera partecipare tutti, comunque sempre dalla stessa parte, immaginando di fare il bene della comunità. E Don Angelo per questa comunità veramente si è steso molto, si è steso sempre e si è steso veramente con grande dedizione. Io so che questa comunità perde in questo momento il suo parroco, perde anche un confidente, perde un professore, perde comunque una persona che ha sempre dato grande disponibilità a tutti. Non perde però un amico, perché poi alla fine gli affetti profondi che maturano nel corso della vita rimangono indipendentemente poi da quello che è l'esito della vita e quindi da quello che la vita serve. Quindi io credo di interpretare comunque il pensiero di tutti nel così rappresentare ad Angelo il miglior augurio anche per il nuovo percorso che andrà ad assumere. Sicuramente lui che ha fatto voto di obbedienza alla Chiesa non può non obbedire, anche se magari insomma, in qualche maniera avrebbe forse preferito rimanere qui a Roma Capitano di questa comunità. So che questo che ha toccato l'argomento obbedienza, 5 anni fa mi avevano chiesto di andare a Siracusino a Dobbiadere, e allora ho risposto quasi distante. Quasi obbediente. Quindi un'obbedienza meditata, diciamo. Un'obbedienza. Al di là di questo, credo che questi 16 anni vissuti qui non saranno assolutamente dimenticati, non potranno essere dimenticati. Per cui, in ogni giorno di quello che riserverà ancora a Don Angelo, non potranno venire in mente magari qualche aspetto di questi 16 anni, delle persone che ha incontrato, delle situazioni che ha vissuto e che ha condiviso in questo territorio. Però per agevolarlo nel ricordo, perché non vogliamo assolutamente che dimentichi queste persone, questa comunità in nessun modo, facciamo omaggio come amministrazione comunale di una piccola cosa, non ha un grande valore denaro, però racchiude tutto quello che in qualche maniera in questo periodo è stato costruito assieme sotto il profilo anche umano, che credo sia la cosa più importante che continueremo a portare nei nostri cuori tutti quanti. Per cui ogni giorno che sta adesso immagino e spero nella campagna, nella canonica, ogni giorno quando si alza dal letto, insomma, si ricorda che è stato qui a Ronchi, che Ronchi l'ha nato, gli ha voluto bene e continua a volergli bene. Grazie. Bene, la differenza tra benedizione e augurio, qual è?
che noi volevamo fare un grosso regalo a Donatello, no? Avevamo pensato a una macchina che ci andrà un po' scherzato, però siccome volevamo presentare il regalo in chiesa, non ci passava. Allora abbiamo optato per una cosa preziosa, più piccola, che serve neanche tre pacchi. Non so se domani mi sappia cosa contengo, no? Una cosa che è tecnologica moderna. Tecnologica. Perché lui smanetta sempre, ormai ha quattro computer, credo, canonici, giovanni, vecchi e ordinati. E cambia il calcolatore. Perché lui è tecnico, e fa tutto, aspetta di fare tutto. Il nostro regalo della parola. Non ho proprio avuto tempo, però insomma penso